maggio a soli 299 euro anziché 598 con piccolissime rate da 20 euro al mese a interessi zero. Chiamate per informazioni. Con le poltrone Zucchetti potete sdraiarvi comodamente favorendo la circolazione e i rivestimenti sono tutti colorati, antimacchia e facili da pulire. Chiamando Zucchetti potrete scoprire una vastissima collezione di poltrone relax Lift con il dispositivo alza persona e pensate, possono diventare anche un comodo letto. Chiamate per informazioni, Zucchetti poltrone divani. State preparando l'arrivo del caldo? Fatelo con i climatizzatori Aria Energia, straordinaria offerta prestagionale. Innovativo climatizzatore con soli 29 euro al mese e potrete avere un secondo climatizzatore in omaggio, due al prezzo di uno, installazione compresa. In più, Aria Energia vi regala 2000 kW di corrente elettrica per il vostro climatizzatore, utilizzabili in un anno. Basterà assicurare il contratto di fornitura con il partner di Aria Energia. Strepitoso, non è vero? E ancora in omaggio un modulo Wi-Fi per accenderlo o spegnere anche da fuori casa. E potete recuperare il 65% della spesa grazie alla detrazione fiscale. I climatizzatori Aria e l'Energia purificano l'aria dai pollini, hanno la funzione deumidificazione e la funzione pompa di calore per riscaldare gli ambienti anche nelle mezze stagioni. In più garanzia di 5 anni su tutti i componenti di ricambio, assistenza immediata in tutta Italia. Chiamate per informazioni, Ariel Energia. Fatto bene, buon mercoledì, bentrovati a tutti, un'altra bella puntata, un altro bel pomeriggio da trascorrere insieme. Oggi parleremo di tante cose. Cominciamo a fare, non vi voglio svelare nulla prima di cominciare a farlo, ormai non è più un ospite, è una presenza fissa. È con noi Marco Calafiore, ciao Marco. Ciao, grazie, buon pomeriggio. E oggi abbiamo una presenza autorevole, un esponente autorevole di quella che è la danza. Mi hai detto in due minuti quello che ha fatto fino a oggi, ho detto mamma Carmen, e quindi ci siamo inchinati, come si dice? Cioè, è scattato subito la riverenza religiosa, ecco, diciamolo così. E con noi Francesco Imperatore, meriti, direttore artistico di La Bella e l'apostrofa Abella, La Bella Danza. La Bella Danza. Esatto. Quindi oggi parliamo di canzoni. Fatto bene. No, parliamo di danza con te, c'è un importante evento che si terrà dal 10 al 13 luglio col botto finale, vero Francesco? Sì, precisamente dall'Anfiteatro Romano di Abella avremo una manifestazione interamente dedicata alla danza. Oh. Questa manifestazione è nata nel 2015 ed è un omaggio ad un maestro scomparso, un maestro cubano che ha lavorato tanto al San Carlo ma anche in altri teatri italiani come il Massimo di Palermo, il Comunale, la Scala di Milano. È un maestro eccezionale per noi, il maestro Riccardo Nunez, e quindi che è scomparso nel 2014. Nel giugno del 2014, e dal 2015 noi organizziamo questa bellissima manifestazione in suo onore. Esatto, vogliamo dire qualcosa sul maestro, perché per me è uno sconosciuto, io sono ignorante, però come me ci sono tanti ignoranti. Allora, il maestro Nunez è cubano di nascita e poi come parecchi ballerini sia russi che cubani si è trasferito in Europa, ha vissuto in Francia, poi a Berlino, ha lavorato in teatri, come già ho detto, italiani ma anche all'estero, a Dresda e, con la compagnia di Berlino, insomma ha girato tantissimo. Ecco, io giusto per chiarirci sto mettendo il link della trasmissione, sì, in modo che diciamo di diffusione. Posso dire che il suo Lago dei Cigni del San Carlo nel 94 è risultato vincitore del miglior spettacolo dell'anno degli enti lirici. Straordinario, questa è. Marco, tu sei intricato, sei tessito in questa manifestazione, in questo evento. Perché l'evento parte da un'idea appunto per onorare il maestro Nunez da parte di Francesco Imperatore, ma anche di un'altra persona che meglio salutarla subito. Sì, mia moglie Rosa Valiale, che è con me direttrice artistica della manifestazione dell'evento. Manifestazione organizzata da Fondazione Abella Città d'Arte,
che ci patrocina e ci supporta da 3 anni, dal secondo anno di età di questa manifestazione. E il 13 luglio che succede? Il 13 luglio è una serata eccezionale, perché è veramente una serata di gran gala. Avremo delle premiazioni, perché dall'anno scorso la manifestazione ha voluto terminare le serate con delle premiazioni. Avremo il sovrintendente del San Carlo, Rosanna Burchia, che sarà premiata. Avremo l'Etoile, Lucia Lacarra, che ballerà in coppia con Marlon Dino. Loro sono una coppia fissa, diciamo, della danza. Faranno il loro pezzo forte, che è il Cigno Bianco, Passaggio del Cigno Bianco. Passaggio del Cigno Bianco. È a te, è fatto bene. Hai imparato subito. E poi avremo altri eminenti personaggi della danza, come Daniele Cipriani, organizzatore di grandi eventi. Avremo nel parterre Giuseppe Picone, che è il direttore del corpo di ballo del Teatro San Carlo. Avremo un direttore della compagnia di Trier in Germania, i ballerini di Michele Merola, e sono 26 premiati. 26 premiati. Abbiamo anche la locandina, esatto. Possiamo... Marcello Angelini, che è un napoletano che dirige il balletto di Tulsa ormai già da moltissimi anni, Ugo Ranieri, maître internazionale, Paola De Simone, che è musicologa e critico di balletto, e poi i ballerini del San Carlo, Stani Capissi, Luisa Ieluzzi, Danilo Notaro, Sasha Riva e Simone Repele, che ballano al Gran Teatro di Ginevra. Insomma, va bene. Fatto bene. È importante. Tra altre cose, veramente un gran galà. È una manifestazione nazionale con respiro internazionale, e c'è da dire che lo stesso Francesco è un nome importante nella danza. Cioè, a San Carlo è stato primo ballerino. Vogliamo tessere un po' le lodi. E quindi ha una formazione importantissima, e ha deciso, questo credo sia la cosa molto importante da dire, ha deciso di trasferire, attraverso dei corsi di formazione a giovani ballerini, a giovani coreografi, appunto tutta l'esperienza attraverso grandi maestri. Sì, perché abbiamo, in quei giorni abbiamo gli stage offerti dai maestri, tutti amici del maestro Nunez, che regalano una prestazione, quindi una sola lezione la regalano. E cosa si vuole imparare? Ma una lezione oggi con te, una domani con lui, una dopodomani con me. Non è che è una lezione, ok? I maestri si alternano, quindi è un cambiare metodo, cambiare modo di sentire le cose ogni giorno, che è un fatto, diciamo. E quando è questo fatto? Hai detto? Dal 9 al 13, esatto, nella palestra dell'Istituto Monsignor Guerriero di Avella. Saperne di più? Per saperne di più, su Facebook la pagina La Bella Danza. È l'apostrofo A Bella. Anche solo A Bella. Fatto esce. Bene. Fatto bene. Poi la serata del 13, mi dicevi, ci sarà un ricco buffet? No, ci sarà un buffet per gli ospiti. Come è ricco. Che per danza. Per noi. Va bene, se venite voi. E la serata sarà presentata da... La serata sarà presentata da Benedetta Imperatore, che è mia figlia, e Jacopo Sarno. Benedetta l'anno prossimo sarà l'Agusteo. Marco lo sa bene, con Mamma Mia. Francesco introduce un argomento molto importante, perché quando le cose sono fatte bene, poi non si sa. Non si sa, poi ci si ritrova. Quindi ritroveremo la Benedetta sul palcoscenico di La Bella Danza per presentare questo gran galà meraviglioso il 13 luglio. Poi la ritroveremo sul palco del Teatro Agusteo nel musical Mamma Mia, uno dei più importanti della stagione dell'Agusteo. Quindi abbiamo parlato la settimana scorsa. Esatto. Uno di quelli che farà sicuramente parlare. Io l'ho visto, l'ho visto a Roma, al Sistina, perché loro hanno già fatto la stagione scorsa, ed è veramente uno spettacolo da vedere. Quindi rinnoviamo l'appuntamento 10-13 luglio, Anfiteatro Romano di Avella, del primo secolo avanti Cristo. Ed è una cosa bella, cioè questa prima di Cristo c'era l'anfiteatro, vuol dire che è una civiltà storica, dopo Cristo la plastica.
Dopo Cristo la plastica. È tutto finto, è tutto hanno messo le... Dico, dopo Cristo, poi noi stiamo rovinando un po' tutto. Mi sono fatto male. No, hai fatto bene. Ragazzi, non fate queste domande a bruciapelo. Ok, ragazzi, è stato un piacere avervi con me in studio. Ovviamente venite quando volete, non telefonate, venite zitto, non c'è problema, fatto bene, non lo so. Appuntamento alla prossima. Ciao, grazie. Grazie a te, a Francesco, non vi muovete ancora. Facciamo partire un clip musicale, se Simone dice ok. E noi intanto ci vediamo subito dopo, perché parliamo di un altro evento che si terrà questo sabato prossimo, questo sabato, o fra qualche giorno, ai Decumani a Napoli. Fatto bene. Non lo so.